indagati GRS arrestati per estorsione, chiedevano il pizzo a due imprenditori edili, le vittime denunciano e i carabinieri li arrestano. Dopo la trionfale tournée in Italia e all'estero, torna in Piazza Duomo ad Acireale lo spettacolo inclusivo dell'associazione Guardastelle. Barati i gironi di Serie D, nel gruppo delle siciliane, delle calabresi inserita Fragolese e Portici, ma non c'è al momento la regina. Dunque, benvenuti a questo nostro appuntamento con l'informazione di TG Reporter News, che apriamo con la cronaca. Continue richieste di pizzo ad imprenditore edile, due arresti a Giarre. L'indagine da parte dei carabinieri è scaturita dalla denuncia di due imprenditori edili e del loro capo cantiere, vittime di reiterate richieste estorsive. Sentiamo. Due pregiudicati giarresi, Massimo Messina, 51 anni, e Carmelo Pollicina, 61 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Giarre, che hanno così posto fine a continue richieste estorsive a danno di due imprenditori edili impegnati in lavori di ristrutturazione di alcune palazzine nel comune di Giarre. I fatti risalgono allo scorso giugno. I due hanno visitato più volte il cantiere, recandosi sul posto sempre a bordo di una Fiat 500 di colore blu. Un primo contatto è stato col capo cantiere, al quale avrebbero in un primo momento detto che cercavano lavoro, ma subito dopo hanno chiesto se l'impresa avesse una copertura assicurativa. Quindi, prima di lasciare il cantiere, hanno invitato il capo cantiere a riferire ai titolari della visita. Potevano essere rintracciati presso un chiosco. Qualche giorno dopo, i due, non avendo ricevuto alcun contatto, sono tornati alla carica, sempre col capo cantiere, usando stavolta un tono minaccioso. Quindi, a distanza di qualche giorno, la terza visita, durante la quale hanno chiesto di parlare con uno dei due titolari dell'impresa, al quale hanno rivolto una esplicita minaccia. Lunedì prossimo neanche vi facciamo arrivare, vi fermiamo e vi diamo fuoco ai furgoni. Gli imprenditori non si sono persi d'animo e hanno prontamente denunciato tutto ai carabinieri, che al termine di una fitta attività investigativa hanno ricostruito i movimenti e le minacce dei due malavitosi. Nei confronti di Messina e Pollicino è così scattato l'arresto. I due sono stati trasferiti in carcere per estorsione presso la casa circondariale di Bicocca. Azienda in bancarotta e debiti erariali non pagati. A scoprirlo la Guardia di Finanza, che ha eseguito degli arresti a Catania. Bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza ha eseguito 4 misure cautelari nei confronti di Salvatore Scaletta, 66 anni, Vittorio Bentivegna, 44 anni, Maria Rosa Zina, 60 anni, e Antonino Luca Cugno, 39 anni, accusati di bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. La Procura ha quindi disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Salvatore Scaletta e il divieto di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche e imprese nei confronti degli altri tre, tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società monitorata, la cooperativa Arcobaleno Catania Scarl di Santa Maria di Licodia, attiva nel settore del facchinaggio e movimentazione di merci, dichiarata fallita dal Tribunale nel 2021. Salvatore Scaletta, in particolare, in qualità di amministratore di fatto della ditta fallita, avrebbe distratto risorse aziendali a favore di altre imprese con sede a Misterbianco e attive nel settore della logistica, riconducibile a lui stesso. Gli indagati avrebbero dunque azzerato l'operatività aziendale dell'azienda, oramai piena di debiti erariali, per circa 3 milioni di euro, trasferendo dipendenti, fornitori e portafoglio clienti alle altre imprese del gruppo, in modo da assicurarsi la prosecuzione dell'attività commerciale, senza però onorare i debiti nei confronti dello Stato. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo delle quote sociali e dell'intero compendio aziendale delle imprese con le quali è proseguita l'attività.
Una mattinata d'angoscia si è chiusa con il lieto fine a Catania, con il ritrovamento di un bambino di 9 anni scomparso di casa ad opera dei carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale etneo. Secondo quanto appreso, il piccolo sfuggito alla sorveglianza della madre si sarebbe allontanato dall'abitazione aprendo la porta di casa e dirigendosi nella zona di via Palermo. I militari dell'arma hanno immediatamente setacciato le strade del quartiere di residenza avvalendosi della descrizione del ragazzino, magliettina blu, pantaloncino grigio e ciabatte, concentrandosi sulle aree più trafficate e i vicoletti. Dopo quasi 3 ore, alla fine il ritrovamento nei pressi del cimitero di Zia Lisa. Il piccolo fuggitivo in buona salute è stato ricondotto a casa tra le braccia della madre. Spostiamoci adesso a Belpasso, aggressione nei confronti di un agente della polizia municipale da parte di un cittadino destinatario di un verbale. Solidarietà e rabbia da parte del sindaco Carlo Caputo. A Belpasso un agente della locale polizia municipale è stato aggredito fisicamente nei giorni scorsi da un soggetto che era stato destinatario di un verbale per un illecito. A darne comunicazione lo stesso primo cittadino Carlo Caputo sulla propria pagina social con una nota stampa. Voglio esprimere piena solidarietà all'agente della nostra polizia municipale che qualche giorno fa è stato aggredito mentre era in servizio sul nostro territorio comunale, dice Caputo. Senza entrare nei dettagli della vicenda a tutela del nostro agente, condanno questo atto vile e lo condanno non perché è stato aggredito un vigile, ma perché è stata aggredita innanzitutto una persona. Da quando si apprende comunque si tratta di un verbale redatto dall'ispettore quasi un anno addietro, e i due soggetti, agente della municipale e aggressore, si sarebbero incrociati forse casualmente in una via del centro cittadino. Il primo cittadino beppassese ha evidenziato che allo stato attuale è diventato complicato adempiere alle proprie funzioni, far rispettare le regole e soprattutto pensare di punire chi alle regole contravviene senza temere che ci possano essere reazioni sconsiderate anche dopo molto tempo. Nell'esercizio del mio ruolo io vigilo sul mio territorio al pari di quella gente che percorre le strade del nostro comune, e per questo considero quell'aggressione come un'aggressione fatta al primo cittadino di Belpasso. Nonostante la cronaca ci racconti continuamente come questi gesti avvengono con una certa normalità, ha proseguito Caputo, io rifletto sulla crescente noncuranza verso tutto ciò che ci circonda, sfociando sempre più spesso nella violenza contro il territorio, sporcandolo, verso le regole infrangendole, verso gli altri attaccandoli. Dovremmo quindi invertire la rotta, ha concluso così il primo cittadino di Belpasso Carlo Caputo. Solidarietà all'agente aggredito è giunta anche dal deputato regionale Giuseppe Ziselli. Adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco con le altre notizie. Sull'Etna torna la 43esima edizione di Vini Milo e la prima edizione di Grappoli Bianchi 2023. Dal 28 agosto al 10 settembre a Milo, i grandi vini dell'Etna, degustazioni, laboratori, masterclass, street food, abbinamenti e confronti, incontri letterari, artigianato e, nei weekend, l'Isola del Gusto, con enoteca all'aperto e prodotti d'eccellenza siciliani bio e chilometro zero. Unica e plurale sull'Etna torna la 43esima edizione di Vini Milo, Grappoli Bianchi 2023. Scopri il programma completo su vinimilo.it. Bella fresca l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca, produttori di verdure, non industriali di insalate. Opel a Catania è G-Auto. Scegli la tua. Vieni a scoprire quanti vantaggi e garanzie può offrirti la concessionaria. Assistenza sempre e su tutto. Consigli utili nella scelta dell'autovettura su una gamma completa. Valutazione di opportunità sui consumi. Concessionaria Opel a Catania in via Vitaliano Brancati 25. A Riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Meglio Opel! Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore?
Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Ritorniamo in onda con le altre notizie del nostro telegiornale. Dopo una stagione di successi, ritorna ad Acireale lo spettacolo Rosso, la bottega dei bottoni, una favola sui temi della disabilità e della diversità. L'evento si terrà domani sera in Piazza Duomo, ma è stato presentato stamane al Palazzo di Città. Vediamo. La magia del teatro per raccontare in tono di favola della bellezza della diversità, dell'amore per il prossimo e della possibilità di creare legami tra gli esseri umani. È stata una stagione baciata dal successo internazionale per l'associazione Guardastelle e lo spettacolo Rosso, la bottega dei bottoni, che dopo aver conquistato i cuori delle platee in Italia e Svizzera fa ritorno ad Acireale al familiare calore di Piazza Duomo, dove ancora una volta in scena domani sera alle 21, riaccendendo i riflettori sul bisogno di creare una società inclusiva, in cui unicità diventa la parola chiave affinché i concetti di disabilità e diversità entrino definitivamente a far parte della normalità. Siamo davvero felici di ritornare ad Acireale dopo 2 anni di tour con Rosso la bottega dei bottoni e finalmente ci esibiamo in Piazza Duomo, non è altro che un grande spettacolo di inclusione dove prevede in scena tantissimi ragazzi con disabilità e non. E tutti uniti da questo filo rosso che unisce tutti questi diversi vari bottoni e ogni bottone avrà un significato. Un gradito ritorno salutato con entusiasmo nella conferenza stampa tenutasi stamane al Palazzo di Città alla presenza tra gli altri del sindaco Roberto Barbagallo, nella certezza che le atmosfere gioiose e coinvolgenti del palcoscenico conducono ad una maggiore sensibilità nei riguardi del prossimo. Grazie a questo spettacolo riusciamo a mettere in scena i ragazzi con la loro semplicità esattamente così come sono. Lo spettacolo è stato scritto proprio a pennello per ogni ragazzo. E quindi vedremo in scena dei ragazzi anche sulla sedia a rotelle che danzeranno, dei ragazzi con sindrome di Down, ragazzi normodotati, tutti insieme, ripeto ancora, uniti da questo filo che alla fine non è altro che l'amore che lega tutti questi ragazzi, l'amore per il teatro, l'amore per la vita, l'amore per tutte le loro passioni. Ci tenevo a questa conferenza stampa e appunto a questo invito che faccio accorato a tutta la cittadinanza, perché domani avremo uno spettacolo molto bello realizzato da ragazzi, alcuni diversamente abili. Ci sarà veramente tanta emozione, tanta voglia di stare vicino a questi ragazzi che ci trasmetteranno veramente tanta gioia, tanto lavoro, perché lavorano quotidianamente durante tutto l'anno e ringrazio per questo anche l'associazione che li segue. Ed invece questa sera al via a Cosmofest Integrazione e Solidarietà. La manifestazione si terrà presso il piazzale della nuova chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. Una 3 giorni ricca di eventi tra musica, spettacolo e degustazione con la tradizionale sagra della rosetta con la mortadella, che vedranno protagoniste numerose associazioni di volontariato attive sul territorio acese. Ad aprire le danze questa sera l'inaugurazione con la partecipazione di Miss Venere dell'Etna 2023 e delle autorità cittadine. Seguiranno l'apertura a cura della Folk Street Band e l'apertura di stand gastronomici ed esecuzioni musicali. Ci occupiamo adesso della rubrica Il cittadino segnala, soffermandoci sulla chiesa San Rocco sita ad Acireale nel centrale Corso Umberto, in particolare sul suo prospetto, sulla facciata in pietra bianca è ben visibile una scritta in rosso che ricorda un periodo buio della vita italiana, quello degli attentati. Nello specifico vi è riportato Bologna bombe fasciste in riferimento alla strage alla stazione ferroviaria della
località emiliana. Si tratta chiaramente di una scritta non recente, ma venuta fuori dopo che sono state rimosse delle piante da quel luogo, essendo ora così sotto gli occhi di tutti e per un fatto molto triste sarebbe dunque opportuna la rimozione. Sempre per quanto riguarda la chiesa San Rocco, il cittadino auspica che i due vasi posti ai lati dell'ingresso al tempio non proseguano ad essere punto di riferimento per i bisognini dei cani a passeggio. L'invito ai loro padroni è quello di avere maggiore attenzione, una problematica comunque che interessa tutto il Corso Umberto. Adesso invece andiamo ad Acicatena, alla via questa sera la prima di Acicatena in Folk, il festival del folklore siciliano che vedrà la sfilata dei gruppi folk partecipanti sfilare per l'appunto per le vie della frazione di San Nicolò. San Nicolò è la prima frazione di Acicatena ad aprire questa sera l'edizione numero 1 di Acicatena in Folk, pensata dall'amministrazione guidata dalla sindaca Margherita Ferro con il supporto della regione siciliana assessorato al turismo. Fino a domenica due frazioni catenote, San Nicolò e Aci San Filippo, per chiudersi nella stessa Acicatena, saranno inondate da colori e musiche che riporteranno gli spettatori e i turisti indietro nel tempo per raccontare una tradizione popolare che oggi si disconosce. Questa sera per le vie di San Nicolò a sfilare saranno i gruppi folk Vecchia Ionia, associazione culturale di Giarre guidata dal presidente Gidio Fichera. Le donne indossano abiti caratterizzati da gonne colorate con sopra un grembiule in pizzo nero, camicia bianca chiusa da un corpetto nero e una collana di perle rossa. Il gruppo vanta numerose partecipazioni in diversi raduni di gruppi folk organizzati in Argentina, Polonia ed Ecuador. Vanta 13 anni di attività il gruppo Triskelion, proveniente da Rocca Lumera, il cui nome richiama il simbolo formato da tre gambe unite tra loro per la coscia. Anche loro delizieranno questa sera il pubblico con musiche popolari della tradizione siciliana a suon di tamburi, dove i costumi delle donne presentano qualche piccola differenza. Sopra una gonna colorata indossano un grembiule corto bianco ricamato che viene ripreso anche nelle maniche delle camicie bianche coperte da un corpetto nero e un giro di collana nera. Per le strade di San Nicolò sfilerà anche la compagnia folcloristica Ciauro di Sicilia, proveniente da Augusta. Nata 3 anni fa dalla presidente Maria Catena Valastro e affiliata alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, e già nel suo curriculum vanta la partecipazione a diversi festival. Tre componenti anche apprezzati musicisti, che accompagnano i ballerini con strumenti tipici della nostra isola. Sopra le gonne colorate le donne indossano un grembiule bianco e sopra la camicia bianca uno scialle nero. Vanta una lunga storia invece il gruppo catanese Figli dell'Etna, fondato nel 1956 da Rita Corona, che a differenza degli altri gruppi i loro costumi sono caratterizzati da un foulard in testa e da grembiuli colorati. L'ultimo gruppo folk pronto ad esibirsi questa sera sarà i Mate Grifone, proveniente da Messina, nato nel 1982, il cui nome richiama i giganti fondatori della città di Messina, i cui costumi sono dominati da gonne e corpetti colorati, camicia bianca con rouge e un giro di perle sul collo. A curare la direzione artistica il cantautore Luigi Di Pino. Valorizziamo le tradizioni e le eccellenze della nostra terra, della nostra Acicatena, così la sindaca Margherita Ferro, che ha voluto riportare a galla una manifestazione, seppur in maniera diversa, che anni fa si organizzava proprio ad Acicatena. Una storia di forza e rivincita è quella che la cantautrice e scrittrice Sonia Foti ha voluto raccontare nel suo libro presentato a Torre Archirafi presso Palazzo Vigo. Vediamo. Mercoledì è stato presentato a riposto nello splendido cortile di Palazzo Vigo la prima fatica letteraria della cantautrice siciliana Sonia Foti, dal titolo Il sorriso della vita, la vera storia di Sonia. Da quando era piccola il sogno della giovane cantautrice era quello di vivere in Sicilia e cantare. Tuttavia non venne mai supportata dalla famiglia di origine siciliana. Così Sonia si è dovuta formare da autodidatta. Ha partecipato ai casting per Sanremo Doc, superandoli grazie alla
alla cover Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. Successivamente si mette a scrivere il suo primo pezzo Amore tossico, affidandosi per l'arrangiamento e la produzione alla Ray Production di Sebi Ray. Partecipa alla settimana sanremese del 2023, approdando presso il Teatro Vittorio De Scalzi a Sanremo Doc, dove si aggiudicherà il premio della critica Mia Martini con Amore tossico, primo videoclip girato a Porto Rosa. Il brano inizia a fare successo e verrà passato su diverse radio in giro per l'Italia, tra cui Calabria, Sicilia e Lazio. Ad ottobre uscirà il suo primo album in studio. Anche il libro registra un grande successo. Dopo 3 settimane dalla pubblicazione, le vendite su Amazon vanno sold out, un traguardo inaspettato che inorgoglisce la cantautrice ripostese. Si è entrato in 3 settimane, subito è andato sold out, è entrato nei best seller top 100 su Amazon, appena uscito dopo 1 settimana eravamo già nei best seller 88esimi, e invece sabato scorso siamo saliti alla 14esima posizione, sezione malattie 53esima per quanto riguarda appunto autobiografia e narrativa. Qual è il messaggio che vuole dare attraverso il libro? Sì, di non perdersi mai d'animo, che comunque la vita è fatta di ostacoli, e affrontare sempre la vita con positività e sorriso, perché comunque solo così riusciamo ad andare avanti con positività, e anche ogni difficoltà viene, lo passi comunque, lo riesci ad attraversare in modo più semplice, con positività, riesci ad alleggerire ogni cosa. Poi se riesci ad avere anche degli hobby in concomitanza, a maggior ragione. Tipo, il mio hobby è sempre stata la musica, il canto. Presenti all'evento il sindaco di Riposto Davide Vasta, l'assessore alla cultura Elisa Torrisi e il presidente della Proloco Nello Scalone, organizzatore della presentazione e di tutto quanto l'evento. Presente anche la giornalista Rita Patanè, che ha dialogato con l'autrice. Siamo fieri di Sonia. Oggi infatti la nostra presenza qui è a testimonianza appunto del riconoscimento che diamo a questa cittadina ripostese, che ha fatto della sua storia di vita un libro che ha avuto anche degli ottimi risultati nei primi 6 mesi, e di questo siamo ancora più contenti. Siamo molto contenti di aver organizzato questo evento, questa presentazione del libro di Sonia Foti, proprio perché vuole essere un riconoscimento al successo che sta avendo appunto il libro nelle vendite, e soprattutto anche con l'augurio che la carriera di cantante, cantautrice di Sonia Foti possa sempre avere maggiori successi. Riparte ad Acicatena l'appuntamento con il mercatino del libro usato. Dopo la pausa agostana, l'iniziativa promossa dall'Associazione Ali di Vetro e curata dal consigliere comunale Carmela Sapuppo riapre i battenti nella sede di Via Madrice 14 di fronte alla chiesa di San Camillo. I locali resteranno aperti per l'acquisto di libri per le scuole medie e superiori sino al 29 settembre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 19. Ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco con la pagina dedicata allo sport. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Sta per partire una nuova stagione. La stagione della rinascita. Saremo a casa nostra, allo stadio ACI e Galatea. Abbiamo bisogno di tutti voi e del vostro affetto. Del vostro calore, del vostro incitamento. Noi daremo il massimo, voi riempite lo stadio. 100 campanili, una fede. Forza Girona. C
Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Terza parte del nostro telegiornale dedicata allo sport. Partiamo dal calcio. Sorpresa nel girone I di Serie D, varato ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti. Inserite nel gruppo del Cireale il Portici e la Fragolese, ma non c'è al momento la Regina, che però può ancora essere inserita in sovrannumero. Sentiamo nel servizio. Girone con sorpresa per la Cireale e le altre 9 siciliane iscritte alla Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti cambia infatti le carte in tavola e partorisce un girone I in cui cambia poco al momento, tranne le due campane. A fare compagnia da Cireale, Acragas, Canicattì, Nuova Igea, Licata, Ragusa, San Cataldese, Sant'Agata, Siracusa e Trapani, ci saranno infatti le 6 calabresi, Castrovillari, Gioiese, Lamezia, Locri, San Luca e Vibonese, ma sbucano fuori a Fragolese e Portici al posto delle cilentane Santa Maria e Gelbison. Girone che resta quindi a 18 squadre, con il ritorno del Portici, già presente nel gruppo I 2 stagioni addietro, e della novità a Fragolese, avversario inedito per i colori granata che mai hanno incontrato i rossoblù nella loro lunga storia. Affascinante anche il ritorno della Gioiese, con i granata che tornano a Gioia Tauro 42 anni dopo la stagione 1980-81, ultima volta in cui incrociarono i tacchetti con la squadra calabrese. Tra le siciliane il confronto che manca da più tempo è quello con l'Acragas. La Cireale ebbe a che fare con il calcio agrigentino l'ultima volta nella stagione 1988-89, quando gli uomini di Busetta affrontarono un Agrigento-Favara, fusione tra l'Acragas e il Favara, espediente inventato per non far scomparire il calcio dalla città dei templi. L'ultima volta che si giocò invece proprio contro l'Acragas fu la stagione prima, quando la Cireale vinse all'Esseneto 1-0. Adesso bisognerebbe quindi aspettare solo il calendario, che potrebbe però non vedere la luce lunedì come previsto in un primo momento. Resta infatti in sospeso la situazione della Regina, che potrebbe ancora essere ammessa nel girone I in sovrannumero. La domanda la può presentare entro giorno 8. In tal caso due sono le ipotesi: girone a 19 squadre salvaguardando la prima giornata in programma giorno 10, oppure inserimento nel girone I della Regina assieme a un'altra squadra campana o al Rotonda, che dovrebbero essere dirottate dal girone H, dove andrebbe aggiunto il Molfetta, ripescato per far numero pari. In tal caso il girone I diverrebbe a 20 squadre e l'inizio potrebbe slittare di una settimana, con l'inserimento poi di un turno infrasettimanale aggiuntivo per recuperare il tempo perduto. Dall'oro di Tokyo all'argento di Budapest, parliamo di atletica. A tu per tu con l'artefice dei trionfi della staffetta 4%, ovvero l'allenatore Filippo Di Mulo. Come un sogno quel ruggito trionfante di Filippo Tortu al taglio del traguardo.
Un sogno, quello di schierare la staffetta più forte mai vista in Italia, è divenuto nuovamente realtà per il prof Filippo Di Mulo, che da allenatore della staffetta 4%, dopo lo storico oro delle Olimpiadi di Tokyo, ha ripetuto il miracolo con il meraviglioso argento conquistato negli appena conclusisi mondiali di atletica di Budapest. Dopo Tokyo, a cui diciamo tutti quanti sono rimasti un po' sbigottiti, è stata una vera impresa che magari molti non si aspettavano. Dopo quel risultato, l'affermazione di Budapest, la medaglia d'argento, devo dire che luccica quasi come l'oro di Tokyo, perché riaffermarsi in campo internazionale a questi livelli è veramente difficile. Uno studio matematico rigoroso delle velocità d'ingresso ed accelerazione, perfezionismo nei ricambi delle frazioni, in un gruppo coeso e pronto alle sfide. Questi i segreti di un metodo che con fatica e dedizione ha portato in alto l'azzurro, compreso lo storico record e quarto posto centrato dalla staffetta femminile. Il mio compito è quello di scegliere il quartetto che in quel momento dà maggiori garanzie, quindi a Tokyo è stato Patta, Jacobs, De Salu e Tortu. A questo mondiale ho un po' rimescolato le carte, Patta è stato spostato nella terza frazione, è stato escluso ahimè Fausto De Salu ed è stato inserito uno nuovo, Roberto Rigali. Questo era il quartetto che in qualche modo mi dava maggiori sicurezze. A Budapest, con l'ingresso di Marcel Jacobs, che è stato disponibile a fare la staffetta, ovviamente ho cambiato un po' le carte e lasciando Patta al suo posto e Rigali al suo posto ho spostato Tortu in quarta ed è entrato Marcel e le cose sono andate benissimo. Ma il sogno va già oltre l'oro della terra del Sol Levante, oltre il sudato argento della steppa ungherese per la prima volta conferito anche agli allenatori. Guarda già, affamato di nuovi trionfi, all'appuntamento più importante, i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono un'occasione, diciamo, è un momento difficilissimo. Abbiamo già vinto, che è sembrato per tutti una grande, forse insomma, un momento storico. Ripetersi non sarà facile, però dopo questa stagione, dopo questo 2023 con la medaglia d'argento a Budapest, ci andiamo a Parigi con maggiori convinzioni e siamo convinti di poter far bene. Parole cariche di emozioni, quelle che abbiamo ascoltato da parte dell'allenatore Filippo Di Mulo, che abbiamo incontrato per l'occasione nella sua ACI Buonaccorsi. E noi chiudiamo adesso invece dando uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Sereno o poco nuvoloso, con transito di velature al pomeriggio. Le temperature registreranno valori compresi tra i 22 e i 28 gradi, venti deboli, mare poco mosso. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News domani a partire dalle 13:40. Grazie per averci seguito.